vai. L'autografo, guarda. Ciao, scusa. Io sono venuto apposta per farmi fare l'autografo perché ti ho visto con loro nel gruppo. Ah, sì. E allora sì, lo sai chi sono? Ma io sono un famosissimo della televisione, lo segui RQ. Guarda, ah, guarda senza trucco come è venuta bene Cipriosa. Invece di spazzare e di ballare con lei mi sembrerà. No, metteteli nell'acquaio. Se voi cantate e fischiettate il tempo volerà. Già all'alba quelli al Bissola Mare, Gigi, io non ce la faccio più a vederti, in tutti i modi ti sto vedendo ultimamente. Siamo una coppia, eh? In video, siamo in live, siamo una a fare interviste. No. Come no? Anche no. E vabbè, ciao. Anche qui. Questa è la vera ripresa della giornata, la sorpresa, il cavaliere con le principesse, non mi ha portato il mantello. Però c'ho l'orsetto, eh. Io cavaliere senza mantello, però. No, ce l'ho lì l'orsetto. No. Vado vicino alla principessa, guarda, io cavaliere di cognome, però io sono cavaliere, non mi avete dato il mantello, sono già arrabbiato, però vabbè, facciamo finta di niente. Descriviti, oddio. Chi sei? Io sono Alice nel Paese delle Meraviglie, sono un po' pazza, vivo un po' un sogno, però è tutte cose belle, tutti animaletti carini e simpatici. Però è bello essere pazzi, no? Sì, bisogna essere pazzi un po' nella vita, sennò è un po' brutto, no? Brava, così che mi piace, brava, è un futuro. Perfetto. Brava. Allora, prima di chiedere chi è lei, sono io, ecco, così la mia cantata l'ho detto lo stesso. E chi sei nella realtà? Io sono Susanna, sono una studentessa universitaria, frequento economia a Genova e mi piace ballare e mi piace aiutare se riesco qualcuno. Tanto stavolta. E tu con questi capelli rosa chi sei? Ciao, io sono la fata smemorina di Cenerentola. E la mia missione è aiutare Cenerentola ad arrivare al ballo. E invece anche te nella vita così? Nella normale. Vita io sono Sara e adoro ballare e ballo da 20 anni e adoro il progetto delle principesse perché adoro i bambini e se posso aiutarli mi fa sempre piacere. Quindi balli da 20 anni, ne hai 22, a 2 anni ballavi? 30, ne ho 30. Yeah. Brava, grazie anche a te. Ecco, non ho sentito, cosa hai detto? Siamo con l'età, ma io infatti ho detto dell'altro, questa signorina invece mi ha conosciuto ed è rimasta con una faccia così, perché si è presentato uno davanti con una parrucca arancione. Era fucsia in realtà. Fucsia, ma sai che io sono adaltonico con la... Sono adaltonico, perché adaltonico è meglio di altonico, comunque... Cosa hai pensato? No, ho pensato che poteva essere anche lui una bellissima principessa. Però si deve travestire tutto, non solo la parrucca, ecco. Però è stato bellissimo, perché vedere la sua faccia mi è dispiaciuto che non c'era Giorgio, perché sennò facevamo un film. Comunque, tu chi sei? Io sono Elsa, la regina del ghiaccio. Sono una forza della natura. Sono riuscita a trovare me stessa durante le mie avventure e ho anche un potere speciale che non tutti hanno ovviamente. Io posso lanciare il ghiaccio. Poi nella realtà invece sono Lorenza, anch'io studio all'università come Alice nel Paese delle Meraviglie. Faccio danza perché mi piace tanto ballare e... mi piace molto questo progetto qui perché mi piace stare a contatto con i bambini.